Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale, il nostro appuntamento giornaliero con Farming Simulator 22. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, amici ed amiche del canale, coloro che si iscrivono al canale quando sono offline e naturalmente, se non vi siete ancora iscritti al mio canale YouTube, vi invito a farlo e naturalmente vi invito a fare la stessa cosa anche per il canale Twitch. Hi everyone, welcome to our daily appointment with Farming Simulator 22. Have a great week. I want to say first of all, thank you so much to my moderators, to friends of the channel, to the supporter of the channel. And I want to say, if you are not a follower of my YouTube channel and my Twitch channel, I want to suggest you to follow them. Thank you. E allora approfitto come sempre per ringraziare naturalmente tutti gli amici che mi seguono, amici ed amiche, eccoci qua, bonjour a tout le monde. Allora ragazzi, facciamoci un attimo un giretto e vediamo un attimino cosa c'è da fare. Allora, in questo momento siamo a novembre. Ah, innanzitutto facciamo mangiare il cacciottore qua. Allora, amici ed amiche, volevo chiedervi una cosa. Sapete per caso come si fa a cambiare il nome del cacciottone? Se lo sapete, sia voi qui su Twitch ma anche su YouTube, lasciate un commento e fatemi sapere qual è la procedura, o eventualmente nel menu se c'è il coso. Allora, il mais è pronto per la raccolta. Diamo un'occhiatina al meteo, vediamo quando che smetterà di piovere. Allora, alle 8 piove, alle 9, ok. Allora nel frattempo iniziamo a preparare quindi la trebbia e ci prepariamo finalmente a raccogliere il mais che abbiamo piantato l'ultima volta. E come sempre, ecco, mi stavo dimenticando, ringrazio anche tutti coloro che stanno guardando i contenuti del canale, perché le visual sono aumentate e quindi volevo cogliere l'occasione appunto per ringraziarvi del tempo che dedicate a questo canale. E come sempre ringrazio anche Mister La Zappa Assorta per aver creato la mappa gemella di questa qui, che è la Zappaland e ovviamente la Zappa County. Allora, quasi quasi io farei pure un bel screenshot, immagine di copertina. Ecco qua, allora, normalmente non si dovrebbe poter trebbiare sotto la pioggia. Scende la pioggia, ma che fa? Direbbe il Gianni Morandi nazionale. Ma riusciremo ad essere quei famosi 1 su 1000, ce la fa a trebbiare il campo mentre piove? Mi sa di no. Vediamo ragazzi, vediamo. Rullo di tamburo.
uno di tamburi. Oh, ragazzuli, incredibile ma vero, stiamo trebbiando il campo, ragazzi. Stiamo trebbiando lo campo. Allora, adesso devo dire una cosa. Ok, non ha il GPS, perfetto. Riduce la resa, ok, come l'ho detto. Riduce la resa, ok. Allora facciamo così. Facciamo passare un'oretta veloce veloce. Altrimenti. Ok, quindi ricordiamoci che la resa si riduce quando piove. Perfetto. Now I know that when it rains the production will be reduced a lot, so we can bring everything, but we will lose the quality. Moreno, buongiorno carissimo, buon inizio di settimana. Ciao dalle brande. Ragazzi, andate a vedere il video di Moreno, oltre a seguire il suo canale qui su Twitch. Del bicarbonato di sodio. Andate a seguire anche i suoi video su YouTube. Wow, i piani, wow, giù. Ragazzi, qua scatta l'applauso. Come si dice da queste parti, giù, Freedom Wall. Ragazzi, per chi non conoscesse anche l'azienda agricola i piani gaming, dovete sapere lo spot pubblicitario che io mando ad ogni fine live è proprio lo spot pubblicitario radiofonico dell'azienda I Piani Gaming. E allora lasciamo un bel applauso. Allora facciamo lo shout out a Moreno, il nostro Morenoschi. Lo facciamo anche alla nostra azienda agricola I Piani. Allora, a questo punto facciamo partire lo spot. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Buongiorno ragazzuoli e buon inizio di settimana. Ragazzi, mi raccomando, come sempre dico, sostenete il Made in Italy. Acquistate i prodotti italiani, io vi consiglio i piani bio, ma ovviamente se conoscete altri agricoltori, ecco, comprate da loro, perché Cucchi Sigliari Lune, siccome diciamo così loro rispetto alla grande produzione ci rimettono sempre, se potete comprate a chilometri zero e ovviamente comprate il vero bio italiano dei Piani Bio. Eh sì, in realtà oggi avevo programmato un'altra cosa. Solitamente il martedì è logistica, si spostano i pallet, ma forse qualche pallet oggi lo spostiamo, esatto ragazzi, sosteniamo tutta la filiera agroalimentare, perché intanto sono aziende che hanno deciso di mettere radici nella nostra amata terra, e quindi dal nord al sud, dall'est all'ovest, se potete investite in Italia, ma soprattutto sosteniamo a Cattam, compriamo dalle aziende agricole italiane. Oh, e ogni tanto qua mi piace fare un po' di
di promozione. Ovviamente se conoscete, se siete all'estero, acquistate i prodotti dell'estero. Però se state in Italia, ecco, nulla a togliere ai prodotti delle altre nazioni, però voi capite che la mozzarella DOP di origine aversana o di battipaglia, ma pure la polenta, sì, questi altri prodotti qua, insomma, voglio. E poi sappiamo soprattutto che vengono anche i trattamenti sono molto non pericolosi, e i prodotti italiani ovviamente sono super controllati, e ringraziamo ovviamente tutti coloro che sono preposti a questo lavoro, che in AS e tutti coloro, insomma, che ci tutelano dal punto di vista della salute. Allora facciamo un bel applauso a tutti coloro che fanno i controlli, ma naturalmente facciamo un grandissimo applauso a tutte le aziende agricole italiane. Ok Morino, guarda i piani parmesan, e mi fermo qui perché poi la lista è lunga, perché un prodotto italiano non può essere tradotto, e ovviamente anche perché sono di denominazione protetta, ma pare, e insomma, cioè, volete mettere, vi faccio un esempio, no? Parmigiano, pecorino romano e con parmesan pecorin, che magari non è fatto nemmeno, che ne so, nel Lazio piuttosto che nell'Emilia Romagna, cioè ragazzi, ma che ve lo dico a fare? Poi per esempio potete anche, magari se avete l'occasione, potete anche andare a visitare le aziende agricole in Italia, per esempio, a differenza di invece all'estero, che magari voi non sapete come potete, non sempre potete andare a visitare, e quindi naturalmente voglio ragazzi, è passato il presidentissimo, ragazzi. Esatto, come dici i piani, la mozzarella di bufala fatta con il latte di bufala e non con altro tipo di latte. E quindi guaglioni, che ve lo dico a fare? Ma ovviamente ragazzi, mi raccomando, comprate in Italia. Allora facciamo un bel applauso al presidentissimo. Allora facciamo ecco qua, ovviamente come ho detto ad inizio live, come faccio quasi sempre, ho ringraziato Mister La Zappa Storta o YesOYes per aver creato le mappe. Ovviamente le mappe create da Ser La Zappa Storta, ragazzi miei, come dice Nazario Nest, che saluto, ragazzi, La Zappa County ha battuto il record, ragazzi, 80 visualizzazioni in 24 ore, tanta roba, voglio. Quindi in primis un ringraziamento va a tutti quanti voi che avete permesso a questo format che è nato da poco. Questa mi pare che è la seconda o terza, il terzo appuntamento. Quindi in primis grazie a voi ragazzi e amici ed amiche per aver guardato la serie, e naturalmente un grazie va a Mister La Zappa Assorta, che anche lui ha un account di
Instagram. Mi raccomando, andatela a seguire, la zappa storta, tutta una parola. E andate a seguire anche il Hopla. E andate a seguire naturalmente anche il profilo Instagram dei Piani Bio di Moreno. Insomma, azza, sta balla di paglia sta ancora qua. Mamma ro carmana. Ragazzi, voi non avete idea, ma sta balla di paglia qua c'ha più di più di un anno. Si è mantenuta bene, ragazzi. Oh, opla. Ragazzi, vi ho chiesto a inizio live se qualcuno fosse al corrente di al corrente di come cambiare il nome al cane, al cacciottone, perché vorrei cambiare il nome, ma non sono riuscito a trovare nemmeno nel menu, o forse sono stato molto sbadato e quindi non ci ho fatto caso a cosa sulla cuccia. Allora andiamo a verificare, che vediamo, che può darsi pure che ragazzi, Moreno, andiamo a vedere, ragazzi. Allora, a proposito, Moreno, poi nell'ultimo video che ho pubblicato su YouTube vedi che ho taggato te e quello là dei troll. Approfitto per ringraziare, ecco, anche i troll che passano nel canale. Appena cambi salvataggio ok, allora non conviene. Ecco, approfitto per ringraziare più che i troll tutti coloro che passano nel canale a far suonare sound alert. Io vi invito, ragazzi, se siete amanti dei sound alert, passate nel canale, venite a far suonare sound alert, ma mi raccomando però, fate suonare i sound alert quelli con i beat, perché quelli mi danno fastidio, quelli proprio mi danno fastidio, perché alcuni di quelli non l'ho fatto io, mentre invece quelli lì gratuiti non mi danno fastidio, perché ovviamente li ho fatti io. Quindi assistant workout, welcome. Almeno assistant è un troll, è una persona simpatica. Hi assistant workout, welcome to the stream. GG for you. Poi ci faccio un bello GG a lui. GG. Allora, mettiamo GG. Come si chiama? Assistant work. GG number one. Ah, almeno questi qui, vedete, sono anche simpatici. Scrivono qualcosina. Mettetela con questo litanio. Mi dai nervi. Grazie Zappa. Ma sei diventato un troll. Ah, ragazzi. No, ragazzi, comunque veramente, troll, se potete venite nella live, non vi preoccupate, che così MS Bricit Bardò si è svegliato zio Dab. Mi dà fastidio, io ti becco. Ah, ragazzi, che storia. Comunque veramente io mi diverto con i troll, ragazzi. Non so voi, ma sto scoprendo il gusto di fare ironia su chi magari con chi pensa di disturbare una live con queste cose qua. E quello zio Dab esce all'improvviso. Infatti, quando è partito il sound alert, ovviamente
Zio Dab è uscito subito. So want to say, troller, troll, please, you can come here in this live streaming and you can use my sound alert. But please, please, don't use the sound alert with the beats, because I don't like them, and they will not be agreed by me. So please, don't use them. Fatto anche un po' di traduzioni in inglese, così magari se c'è qualche troll all'ascolto, qualcuno che vuole venire a disturbare il canale, sa che può farlo utilizzando i sound alert, quelli là con i beats. Sì, sì, infatti quello proprio della zappa storta l'ha fatto suonare due volte domenica. Un divertimento esagerato, sta Mariolino si chiamava, e c'è una canzone di Tony Tamaro che fa Mariolino, Marioncello è scappato col borzello, col borzello di mamma, Mariolino, Maleorino, la sgraffigna e lo Mariolino, il bambolotto che ruba, è un prodotto Poggi Poggi, giocattoli d'oggi. E naturalmente salutiamo anche il gran maestro Tony Tamaro. Per chi non lo conoscesse e per chi sta guardando questo video su YouTube, nella descrizione del video troverete anche il link del canale del gran maestro Tony Tamaro, che è una delle sue canzoni più famose, è Tre Route. I porto tre route, io guido la pecar. Tre Route la piace, la pecar te la piace, eccetera, eccetera. Ah, guys, back. Se proprio mi vogliono dar fastidio, utilizzate i beat, ma quelli gratuiti non mi disturbano. Ah, ragazzi, comunque il personaggio di Zio Dab potrebbe risultare divertente, ma non dico interessante, ma forse divertente. Quindi amici ed amiche troll, venite nella mia live, mi raccomando, e fate suonare i sound alert. Yeah, esattamente. Please don't use beats or sub. I don't like this. Uncle Dab or Zio Dab doesn't like this. Many kisses. State buon. Stay good. Come dissi in un'ultima live. Ah, quando ci fu l'attacco dei bot là. Stay good. Ciao ciao, dissi. Detto anche con la pronuncia partenopea, ragazzi. Oh, ottimo, ragazzi. Qua quando il gran maestro studia una mappa, noi le prendiamo e le sfruttiamo. Poi sulla Zappa County, fra l'altro, ho velocizzato un pochettino i tempi. Infatti ho già messo le mucche, perché ho l'intenzione di fare una serie già un po' più sul casual. Quindi per il momento i soldini ci stanno, però investiremo su alcune produzioni ben specifiche. Quindi vabbè, le solite cose, e vedremo eventualmente, spazio permettendo, cercheremo anche di vedere un attimino l'allevamento dei cavalli, quanto ci frutta, perché su Farming 19 ovviamente i cavalli, quando li vendevo, ecco, io con 4-5 cavalli mi compravo un trattore, una mititribbia, ma a volte mi sono comprato anche dei bei terreni. So I was talking with my friend Talebano 77
with reference of the map that I played Saturday. It's the Zappa County, and I saw that I am going so fast because I want to start producing products, and I will try to let grab the horses, and I will see if I can gain money as in Farming 19. So I will see if they will give me some money. Thank you so much. Oh, Zappa, pardon, Zappa. Oh, entrata Zappa. Io oui. Sono Lady, Lady, Lady Bugarosa. Io sono carina. Con pigiama rosa vado là. Ma no, ma no. Io sono Lady, Lady, Lady Bugarosa. Ma sono carina. Ti mando dentro a bozza. Ragazzi, entrati super presidente, mi raccomando, facciamo partire l'inno, ecco, mi raccomando a tutti, mi raccomando il finale, oh yes, deve essere molto sentito, mi raccomando. Siete pronti? Mano sul cuore. A Zappa sto, porta la Zappa sto. La zappa storta, Maurizio, Max, Luigi. Oh yes, oh yes. Applausi, applausi, applausi. Oh yes, oh yes. Sabato mi sa che non è suonato nella Zappa County, eh? No, mi pare che... No, non l'ho fatto suonare, ragazzi. Presidentissimo, mi devi perdonare, ma... mi sono proprio scordato. A proposito di vigne, ho scaricato anche io la mod, quella lì per raccogliere l'uva a mano, quindi sicuramente anche in questa mappa ci saranno dei filari d'uva. Diciamo che si stanno mettendo d'accordo Totò e Peppino per vedere anche se eventualmente acquistare un campo sul quale puoi piantare prettamente le vigne. Ecco qua, apri. Andiamo a recuperare qua. Naturalmente, ecco, approfitto anche per, visto che la Zappa Storta ha fatto suonare anche l'inno del canale di Chiara. Chiara Error 4, Chiara Error 404 è un'altra bravissima amica streamer, insieme naturalmente alla nostra Manueluna nazionale, la nostra Manuela del Drago, che vi invito a passare nei loro canali a seguirle. Adesso faccio anche lo shootout, così mi raccomando, andate a seguirli. Allora, seguirle, quindi facciamo lo shootout a Chiara. Facciamo col primo. No, allora abbiamo sbagliato. Li facciamo. Ecco qua, poi andiamo su Manuela del Drago. Allora, Manuela underscore del underscore drago. Vediamo un po' se funziona. Ah, perfetto. E poi vi consiglio un'altra coppia di bravi streamers, che sono Coviros e Morven.
che vi invito a seguire, oltre anche a Front Mod 101. Allora facciamo anche la shootout al mitico Front Mod. Allora, Front Mod 101, perfetto. E facciamo anche lo shootout al Fernbus, il mitico Fernbus 08. Allora, Fernbus 08, che salutiamo naturalmente. Oh, allora qua si sta sprecando il gasolio, ragazzi, ma non vi preoccupate, c'è Peppino che paga. Oh. E noi continuiamo la nostra avventura. E ovviamente, come dico sempre, se volete sostenere questo canale lo potete fare anche con Amazon Prime in maniera totalmente gratuita. Vi basterà collegare il vostro account Amazon Prime qui su Twitch e naturalmente l'abbonamento è gratuito, totalmente gratuito, quindi non vi sarà addebitato alcun costo sulla vostra carta o sul vostro conto Amazon. E come si dice, il rinnovo non è automatico, quindi potrete scegliere se eventualmente continuare a sostenere questo canale oppure andare a sostenere altri amici streamer, amiche streamer. Mi raccomando, fatelo, perché se potete sostenete i canali, perché insomma ci paghiamo le bollette. E ovviamente potete farlo oltre con la sub, potete farlo anche con le donazioni oppure con i bit, dove insomma potete fare queste cose. Eriken, guten Morgen. Wow ragazzi, è arrivato Enricozzo. Applausi per il nostro Enrico. Wow Enrico, mi ha fatto il mio feeding wheel. The cold of my body. Oh ragazzi, allora speriamo di non andare fuori pista. Ok, allora qua abbiamo un bel po' di mais. Oh, fra l'altro, ecco la cosa bella, ora che ci ho fatto caso dalla mappa, questa qui da, sempre dal radar, nella parte bassa a sinistra del monitor della schermata, si nota anche, fra l'altro ci fa vedere anche dove non abbiamo lavorato. E quindi oggi ovviamente andremo ad acquistare il macchinario per campionare i terreni e quindi inizieremo a fare una cosa molto più seria, utilizzando naturalmente la precision. Oh yes, tuz e tuz. Oh Enrico, ho fatto salutation. Fatto thank you so much per essere tornati lì. Applausi, applausi per Enrico, naturalmente applausi per tutti quanti voi. E allora ragazzi, faccio un grandissimo applauso a tutti voi per il vostro sostegno, ma soprattutto anche per il fatto che passate semplicemente a fare un salutino, se che non è salatino ma è salutino. E naturalmente mi stavo scordando, e infatti facciamo anche lo shootout al nostro aiea nazionale, il nostro Aleasso. Allora facciamo, mi stavo scordando, e come sempre vi invito a passare anche nel canale di Aleasso. Aleasso a Allegracie, lo facciamo anche da azienda agricola, azienda underscore agricola snc, che ha messo il nick bello bello liscio liscio. Enrico, l'ho fatto lo shootout?
Ok, perfetto. Oh, via. E quindi stamattina mi sa che Peppino arriverà. Ale ha problemi con la connessione, quindi è per questo che non è in live. Io ce l'ho. Mi contatta tramite Facebook, quindi ci siamo sentiti proprio ieri mattina e gli stanno ripristinando la linea. E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, cac, nessuno è fesso, ha capito? Esatto, esattamente Enrico, esatto. Canishone Fis. E salutiamo anche Aie, perché a parte che lui non riesce a, non avendo un bitrate a quanto ho capito stabile, non mi ha detto che insomma non riesce. Ha detto che può andare in live con me. Eh sì, vabbè, ma lui evidentemente vuole fare le cose in maniera fatta bene. Quindi è per questo che lui probabilmente preferisce, diciamo così, evitare. È un perfezionista. Infatti pure io, quando una cosa non è fatta bene, lo dico che non me arba, come dice il mitico Fenbus, ma come dice anche il mitico Lupin 169. Stamattina mi sa che affidiamo qualche acquisto a Peppino, perché bisogna campionare il terreno e quindi sì, bisogna assolutamente acquistare il macchinario per campionare il terreno. Yeah. Oh. Oppa Runner. Ah, questo è stato il mio terzo sound alert. Il primo sound alert è stato quello lì della zappa storta. Poi ho prodotto quello di Fernbus, Oppa Runner. E poi mi sono scordato il quarto, l'inno del canale di Chiara. Oh. Ecco, per esempio nel quadro del monitor lì sarebbe bello se ci fosse una barra che ci fa capire quando, che ci facesse vedere la percentuale di carico. Quando guida ce fa caputta, dai, sa cipen. E dicevo che sarebbe bello se ci fosse di default, perché sai, Morin, penso che sui mezzi reali forse ci saranno le schermate dove ti fanno vedere la percentuale, perché io per esempio che faccio così, no, e schiaccio questa funzione per togliere il lab, non mi fa vedere la percentuale, anche una barra che si colora, no? Però vediamo un pochettino se c'è una mod.
La prima trivia non si scorda mai. Ecco, meno male che ho tolto la situation del cappestamento qua. Ma anche in quello schermo dove penso ci siano tutti i parametri del mezzo, a mettere una barra che man mano che raccogli si completa e si va a colorare. Almeno tu sai che in mezzo a che percentuale sta il riempimento del serbatoio. Ragazzi, ancora una volta vi esorto, acquistate i prodotti italiani se potete e ci avete un'azienda agricola sotto casa, andate a comprare i prodotti direttamente là. Sostenete, anzi sosteniamo le aziende agricole, ma raccomando, ma giù, non facete via con la razio d'abba. La colza no, però c'era una mod sul 19 che su alcuni prodotti faceva fare la paglia. Infatti là ne ho fatta di paglia, ragazzi, tantissima ne ho fatta. Oh, però mi sto meravigliando di quanto mais stia producendo. Wow, qua siamo a 20.000? 30.000, mamma lo carmelo, ma giù. Ha fatto un botto di cose qua, mamma ragazzi. Troppo bello, ma giù. Ottimo ragazzi, direi che c'è stato un bel incremento. I piani nel ball, cioè, è rimasta una balla che ho detto io, è rimasta a bordo gambola. Ci avrà almeno un anno quella balla di paglia, però me ne sono completamente dimenticato di quella balla lì. Oppla. E ioppela. Sì, ma infatti ho detto, ho fatto la promessa. Ho fatto la promessa, ho detto no, non farò più le balle. E qualcuno ha detto no, non devi dire non farò le balle. Si dice non si devono e dire. E io vago. Come quelli lì che per fare gli Homo sapiens, no? Si mettono lì su qualsiasi argomento si parla, loro sanno tutto. Si parla, che ne so, di come si fa il panino e loro sanno anche un ingrediente segreto per renderlo più morbido, più appetitoso. Qua su Twitch veramente c'era il guru di farming, che si chiamava Jason Farm, un vero conoscitore, ragazzi, di Farming 22, che fa parte del team nel quale c'è anche il nostro ambasciatore Peppe978, che saluto. Ma ovviamente, come ha detto Moreno, anche sia in una sua live che in uno dei suoi ultimi video, salutiamo, ringraziamo veramente di cuore i modders tutti, ma in particolare i modders italiani. Facciamo un applauso, ovviamente. E io ovviamente, oltre a Peppe e tutti i modder di Farming, ringrazio anche Ralph Garage, per chi non lo conoscesse è colui che ha creato la mod del Turbo Star. Approfitto per ringraziare, ovviamente, come ha detto anche Moreno, ritornando al discorso di prima,
se potete, anzi, andate nel mod hub e votate, mettete tutte le stelline disponibili per i nostri modder, mi raccomando, perché ovviamente anche se una mod magari su Farming 22 non è come quella del 19, ricordatevi sempre che per questioni di slot purtroppo, siccome c'è il crossplay, qualcosina è stata dovuta sacrificare da parte mod. Quindi se magari una mod, un suono non è proprio preciso, ecco, mettiamo lo stesso tutte le stelline e incoraggiamo e sosteniamo i nostri modders. E facciamo un altro applauso ancora e complimenti a Morino, perché ha fatto anche una bella riflessione durante la, anche la sua live, ma anche nel video. Allora, non mod, fate qualcosa di nuovo. E i piani, penso che ci sono quelli lì che convertono le mod del 19 per il 22 e magari non sono nemmeno gli stessi autori, ma sappiamo bene che ci sono anche quelli lì che modificano le i modders delle mod, che vanno a modificare le mod senza autorizzazione e poi le ripubblicano. Però ovviamente, ragazzi, su Google vedete se i modder della vostra mod, scusate in giri di parole, se hanno una pagina Facebook oppure un account Instagram, e magari, come ho fatto anch'io, se avete qualche suggerimento oppure volete segnalare un'anomalia, scrivetele lì, evitando ovviamente di in live o in altre occasioni di, come dire, di dire cose, come dire, se non si è competente. Io per esempio, che non sono competente su come si fanno le mod, non mi metto a dire ma che sta mod così con lì, ma piuttosto cerco di vado a suggerire. Esatto, sì. Giants evidentemente nell'ultimo periodo è diventata molto più esigente, ma giustamente, ragazzi, giustamente. Comunque loro qua penso che non abbiano investito 10 centesimi, ma forse avranno investito qualche centinaia di migliaia di euro, se non milioni di euro. E quindi ci sta, ecco, che sono un po' esigenti. What's the problem, Morino? Anche se io non lo so, però se magari c'è qualcuno che ha risolto il problema. Allora, a proposito di problemi, allora c'è stato un amico del canale che qualche giorno fa, forse una settimana fa, mi aveva detto che, a proposito delle mod, che non riusciva a trovare la mod del Fiat, quello cingolato. Ora non ricordo il nome, ma spero che venga a guardare questo video in replica o su YouTube o su Twitch. Allora, io ho guardato bene, la mod c'è nella schermata, e quindi, esatto, il Fiat 605, esatto, c'è nella schermata, ma bisogna prestare molta attenzione a quando si scorre, perché anche io per tre volte di fila ci sono passato con l'occhio vicino, ma non ci ho proprio fatto caso. Alla quarta volta ovviamente me ne sono accorto. Quindi la mod funziona,
viene anche riconosciuta dal sistema, quindi bisogna soltanto prestare attenzione a quando si scorrono le mod da attivare nella penultima schermata. Quindi confermo che la mod è installata e funziona. E la vedo anche molto adatta per i vigneti, il 600, quello là insomma. Allora facciamo così, una parte di questo mais lo andiamo ad immettere nella fabbrica dei cereali, visto che ce l'abbiamo, e un'altra parte la conserviamo nel silos perché potrebbe tornarci utile per raccimolare qualche Everons, qualche euro magari per venderla. Allora 96%, questa la scarichiamo. Speriamo. Ovviamente sia azienda agricola che Moreno, Aleasso, mi pare anche i Piani Gaming, se non ricordo male, hanno anche un canale YouTube che vi invito naturalmente a cercare e a seguire, ovviamente ragazzi, mi raccomando, se siete venuti a conoscenza di questi canali tramite questa live, quando entrate nei loro canali, ovviamente se il regolamento della loro chat ve lo consente, salutateli da parte mia. Se non lo consente, mi raccomando, non scrivete nulla, non scrivete niente. Cercate di rispettare le regole dei canali. Mi raccomando. Streamlabs ancora non ha risolto questo problema. Ah, ok, perfetto. Allora, come non dico, allora passate nel canale Twitch di Moreno, mettete un bel follow up e tutti oh yes. Ora iniziamo a fare le lavorazioni del terreno per bene. Allora io la vedo il terreno 50%, quindi ci sta una parte del terreno qua che sta inguaiata a livello di azoto, e infatti si vede, se non ricordo male, più il terreno è verde arancione e più naturalmente la quantità di azoto presente nel terreno non è buona. Allora vediamo un po' se abbiamo lasciato qualche altra mannoccia, infatti ce ne stanno un bel po' a bordo campo. Ecco.
Esatto, diciamo che siccome è un argomento un po' delicatuccio, parlare di queste cose qua, diciamo, non è l'idea. Fare la pubblicità di un canale ci sta, perché Zio Dab lo ammette, ovviamente, vero? E vi consiglio di andare a vedere, non ti preoccupare, vi consiglio di andare a vedere il video, io a parte che lo seguo, li seguo tutti quanti, quindi seguo anche a Nick, seguo a Miticaccio sia su YouTube che su Twitch, lo ha spiegato anche Moreno. Diciamo che, se mi posso permettere di dire, diciamo che Twitch conviene molto di più produrre contenuti su Twitch che su YouTube. Diciamo che Twitch è molto più magnanime, cioè che ti permette di poter respirare, eh? Ti permette di pagarti una bolletta molto più frequentemente. Guarda, ragazzi, ho fatto un discorso che mi è venuta la pelle d'oca. Comunque sì, in effetti il problema è quello. La questione è questa, quindi. Ovviamente. E quindi, proprio per questo motivo, se potete, sostenete i canali di tutti i vostri streamer preferiti. Come dico sempre, l'ho sempre detto dall'inizio e non mi stancherò mai di dirlo. Esatto, sì, quindi un follow, un commento che non costa nulla. Chiudi la lama, ecco qua. Followate e sostenite. Oh, mamma mia, Peppino. Ragazzi, ma secondo voi, no? Peppino oggi riuscirà a fare una spesa tranquilla? Spesa con la sp. Allora. Vediamo un attimo il quantitativo massimo di mais qua della fabbrica. Qual è? Spero non sia il 100% di questo costo. Dove sta? Ah no, questa è la fabbrica dello zucchero. Stavo sbagliando per la seconda volta, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Allora, mais 1000, ma poi te ne restano 1000. Ciao Morino, grazie ancora a te per essere passato in live. Buona preparazione di pranzo. Ragazzi, mi raccomando, come sempre faccio, vi invito a passare nei canali degli amici, ma anche dei vostri amici ed amiche streamers, e naturalmente a sostenerli. Mi raccomando, se potete, sosteneteli. Thank you so much. Give a support to your favorite streamer. Thank you. Allora, vediamo quanto mais ci abbiamo qua. Sherbiatten. Allora. Ui. Allora, ecco qua, allora. Frumento, mais 2000, ok, allora sì, 2000 litri di mais li lasciamo qua. Facciamo un bel Wunderbar. I will keep the small quantity of the mais
in the silos, I will keep inside the silos, and I will use this one, this very high quantity of mice to produce cereals. So now we unload all this thing inside the design industry. Hoppla! Un po' lunga la frenata, eh? Oh, ragazzi. Il panificio, come siamo messi? Vediamo un attimo. Allora, panificio, pane. Immagazzinamento, perché dice così? Immagazzinamento. Ah, sì, perché questa... La farina c'è però, perché fa così? Allora, aspetta un secondo, ecco qua. Allora, facciamo così. Andiamo di qua. Altrimenti non ci raccapezziamo niente. Allora, pane. Immagazzinamento. E mi dice 6.000 litri. Che significa... Mamma mia, 23.000 litri di farina. Strano. Immagazzinamento. E mo spegniamo allora, eh? Quando è così, spegniamo. Allora, come si fa? Mulino per grano. Immagazzinamento. 30.000 litri. Ma forse devo vendere il pane, può essere mai questo? Oh, e i pallet li ho messi là, ma sono lontani dal... Fammi spostare questi due pallet, ma che... Spostiamo un attimo. Ah, ma allora... Ho la vaga impressione che... Sapete cosa sto pensando? Che... Ok. Aspetta, forse ho la vaga impressione che stanno altri pallet di farina all'altro. Ah, è vero, sì, mo' m'hai fatto ricordare. Perché io su questa mappa qua ho acquistato anche l'altro mulino. Sì, allora è tutto chiaro. Grazie ai piani che mi ha fatto da sta cosa. Giusto, e allora ha ragione, sì. E allora questi me li vado a mettere nel forno, arrivato a sto punto. Vediamo se accetta la farina. Ok, la farina l'accetta, perfetto. Ok, la farina l'ha accettata. Quindi ipoteticamente dovrei vendere il pane. Magari lo vediamo in un'altra occasione. Qua mi lavoro un attimo il campo, tanto... Ah, giusto, le posso portare da Peppino, ottimo. Sì. Allora, quindi il gioco mi vede anche le scaffalature qua. E infatti queste... Ah, queste sono piene. Queste sono piene. Forse ho capito. Quindi quasi sicuramente le scaffalature vanno a... È come se venissero conteggiate. Probabile. Me la devo studiare bene sta situation qua. Allora, adesso andiamo ad acquistare il... Ovviamente se qualcuno di voi conosce meglio la situation, se me lo fa sapere così Zio Dab poi provvede. Allora, mettiamo un attimo a posto il mezzo qua e andiamo a campionare anche il terreno.
per la prima volta da quando ho installato la Precision Farm. So now I will try to bring some sample on the ground, and we will try to work really in professional mode. Allora, quindi andiamo qua. Ovviamente parlo anche in inglese perché ci sono alcuni amici che non parlano l'italiano e quindi cerco di non farli sentire esclusi. Questo è, mi sembra, medio, trattore medio, mi sa. No. Allora, qua, perfetto, qua ci abbiamo installati i sensori. Ok, allora, quindi acquistiamo il sarchiatore qua. Allora, ecco qua. Allora, ci serve questo. 260 kg. Ok, questa è la prima volta che in assoluto, anche nel Farming 19, quindi è la prima volta in assoluto che io utilizzo questo cossuccio della Precision. Andiamo a prendere il coso qua. Andiamo al negozio. Qua mi pare che ci vuole il coltivatore, se non ricordo male. Che ho sentito che l'aratro riduce il punteggio. Opla! Riduce il punteggio su quel che riguarda la parte. Ecco. Salvato. Allora, è arrivato a sto punto, disattiva, ecco qua. Disattiva, così. Non ci sono costi. Costi inutili per l'azienda, ovviamente. Quindi mi sa che la prossima volta andremo a fare, o liberiamo, anzi quasi quasi la prossima volta li vado a vendere da Peppino i pallet di farina, o facciamo una vendita in generale. Il cambetto di cotone, poi già prepariamo, vediamo anche, anzi programmeremo anche la prossima coltura da fare sul cambetto là. Ecco qua il nostro bel sensore. ...250 kg pesa, facci la miseria. Accendiamo i lampeggianti qua. Opla, ma sto trattore non so perché ma sbandiccia una cifra da qua. Anzi, quasi quasi andrei a vendere qualcosina, qualche pallet di farina, quasi quasi. Ora sì, tutto chiaro, come dice, come è stato detto prima, la somma dei pallet
E beh sì, perché c'ho mi pare 36.000 litri sugli scaffali più. Enrico, a proposito, come sta andando la situazione? Scusami se non te l'ho chiesto prima, ma all'inizio di settimana è così, sta sempre un po' disconnesso. Innanzitutto, sta a casa? Sta a casa? Allora, ti spiega. Iniziamo a campionare il terreno. Allora, bassa, ok. Attiva sensore, alto B. Ah, ok, perfetto. E beh, giustamente c'è il sensore qua. Poi, che altro fa? Preleva il campione, ok. Ah, meno male, buono così. L'importante è che stai a casa. E soprattutto l'importante è che stai meglio. Immagino. Ma quindi devi stare a riposo. Devi cercare di stare un po' a riposo. Ma. Ho prelevato anche un campione dall'altro terreno, quindi bisogna prestare anche molta attenzione all'area di lavoro, all'area di campionamento. Allora, prelevo B. Andiamo all'animazione. Ok, quindi c'hai da fare, ho capito. Piano piano. C'è pazienza, ci vuole veramente una grandissima pazienza su queste cose qua, che poi alla fine ti porterà sicuramente a dei miglioramenti rispetto ad adesso. Quindi il sacrificio, come si dice, il gioco varrà la candela. Campionation. Enrico, ma tu già hai usato la precision qua? Precision. Questo ho detto, ragazzi, è la primissima volta che, fra l'altro, è anche Peppino che sta facendo i prelievi sul campo. Quindi Peppino oggi veramente si sta togliendo una bella soddisfazione. Si sta togliendo, bravo Peppino, bravo. Ah, Peppino, tanto due pagate, giustamente. Ah, quindi l'hai utilizzata. Io ho detto all'inizio su e adesso che sto riscoprendo il bello di farming, perché su 19 la season, la precision, mai presa in considerazione. Ma per il fatto che in qualche modo sei vincolato, allora tu inizi, ovviamente, se sei realmente interessata, ecco, a sta cosa, tu
ti soffermi. E ma sei un giovincello, Enrico? Sei un giovincello? Si dice, al massimo si può dire diversamente giovane. Io pure sono, sono quasi un diversamente, un diverso giovane. Io sono classe 78, anche se da, diciamo così, dalla parte del viso non sembra. E sono classe 78. Lasciate questo. Ah, boh. Boh, vediamo quello che c'è da fare. Allora, avvisami Enrico quando è finita la pubblicità. Dovrebbe essere 30 secondi di pubblicità. Aspettiamo che rientri Enrico. Proprio al limite il campionamento. Enrico, avvisami quando sei tornato. Ok, dicevo che si è diversamente giovani. Io sono classe 78. Tu sicuramente sarai un molto giovanotto. Molto più giovanotto. Ah, 4 pubblicità. Ah, sì, sì. Che la... Io ho messo la modalità per evitare la pubblicità, però non ho capito perché la manda. Ovviamente, grazie per aver sostenuto il canale. Caro Enrico, grazie per aver sostenuto il canale, insomma, perché ricordo che, per chi non lo sapesse, guardando le pubblicità voi permettete al canale di poter guadagnare qualche centesimo in maniera gratuita. Ah, 97, quindi sei proprio giovincello, sei. Ma sicuramente è lo il lavoro che hai fatto, sicuramente questo va ad influire sulla... sullo stato psicofisico. Quindi non ti preoccupare, lo so bene. Perché anche le mie ossa più o meno, insomma, ne risentono, perché ho fatto lavori in cui ero esposto all'intemperie. E quindi so bene che significa, quindi non ti preoccupare. Sei sempre giovane, diciamo se un giovincello, ma hai... con qualche usura in più, diciamo così, della macchina. Ok, ci manca giusto un pezzettino là, poi mi sto allontanando, ah, la punta qua, ok, e vediamo un po' se siamo fortunati qua. Beh, che noi la... Ah. Allora, in via Y. Quando ci viene a custà? Allora, ripiega. È un casino in questo periodo.
è lì, veramente, veramente un casino, veramente è diventato un Enterprise. Comunque, raga, su, ritorniamo un attimo a noi qua. Allora, mostro sensore dove lo metto? Il sensore, no, quasi quasi lo metterei. Dove lo metto? Il sensore viene prima di tutto, ok, quindi lo mettiamo qua, lo mettiamo. O penso che dobbiamo anche iniziare, facciamo una bella trinciata al campo. Allora, abbassa. Ah, si è già abbassa. Ok, andiamo con la trincia e ci prepariamo il campetto qua. Bamba e cash. I piani, grazie di cuore per essere passato in live. Ovviamente. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grazie I Piani per ancora per essere passati in live e come dico sempre, sosteniamo il Made in Italy, sosteniamo la filiera agroalimentare italiana. Un caro saluto ovviamente a tutti coloro che ci fanno mangiare queste cose buone saporite. Allora, mo qua come devo fare? Aiuto. Tipi di suolo, sabbioso, franco e argilloso. Ok. Campionamento. Valore del pH. Valore dell'azoto. Allora, ok, forse credo di aver iniziato a capire qualcosa. Quindi, no qua. Quindi, sì. Ehi. Ecco qua, allora, quindi qua, ok, perfetto, ah, ecco qua, allora, pH, l'azo, mamma rocarmana, ragazzi, sta inguaiato sto campo, mamma rocarmana, vai giù. Allora, quasi, facciamo prima sto lavoretto. Mamma mia ragazzi, sto campo sta inguaiato. Allora questo me lo appoggio un attimo qua, perché mamma mia ragazzi, sta in una condizione pessima. Iniziamo. Ecco qua, fortunatamente noi qua autoproduciamo il nostro, la nostra calceviva, quindi non abbiamo problemi. Allora attiviamo i sensori, CTRL B, ecco, CTRL B dovrebbe aver attivato i sensori questi. Allora iniziamo la calcificazione. Ok, perfetto. Infatti sta diventando verde. Cioè un verde, è un verdastro. Ecco, infatti stava gradualmente sta salendo il pH. Bella sta cosa, ragazzi. Ho trovato anche molto interessante un tutorial che ha fatto RobbyMel81 su YouTube, che vi consiglio di andare a guardare, dove
spiega in maniera precisa e molto molto semplice, molto elementare, ma molto molto precisa e molto comprensibile, ecco, fatta in maniera ottima, che vi invito ad andare a guardare, perché me lo sono andato a guardare pure io ed è ottimo, che vi ritorna utile. Allora, questo siccome c'ha la GPS quasi quasi, la sfrutto sta GPS. Ecco qua, ci giriamo senza incastrarci. Allora, sì, lui mi pare che anche dalle 11 a mezzogiorno, mi pare che pure lui sta in live, che quando posso anche io gli vado a seguire. Allora, Alt C, Ctrl S. Funicolare senza corrente, la tiene la corrente. Ya, allora, imposta A. Ti prega di creare, e beh, giustamente. Allora, posso, ok. Cercando di mantenere una linea dritta, come dice Robby Mel in un altro suo tutorial, sempre sul GPS, che vi invito a seguire ed andare a vedere, perché e questo adesso ci permetterà di ottimizzare un pochettino. Saremo molto più precisi, ecco. Allora, adesso attiviamo la guida assistita, CTRL X, attiviamo l'acceleratore automatico, e quello fa tutto da solo. Sta diventando verde. Allora, questo è l'azoto, vediamo un po' azoto, eccolo qua. Dipende dalle colture, ok. È possibile incrementare il livello di azoto fertilizzante, ok. Ok, allora ci facciamo questi due passaggi. Il pH sta salendo, ragazzi, quante cose in questo momento sto imparando, che poi nella, come si dice, nella techno farming, nella farm, insomma nell'agricoltura tecnologica, queste cose ci aiutano, insomma. Quanta calce viva abbiamo nel macchinario qua? Vediamo un attimo. Allora, calce. In giù, quindi ci abbiamo un bel po' di calce viva, ovviamente tutta autoprodotta, quindi non abbiamo problemi di spese, perché fortunatamente ce li produciamo da noi. Ma la cosa che ci servirà è che poi dovrò mettere ovviamente la produzione dei semi, perché assolutamente semi e fertilizzante li dobbiamo assolutamente produrre, altrimenti qua ci costa un occhio della testa. Quindi calcificazione, aratura, vediamo i vari valori che si devono fare. Trinch, e andiamo ad alzare un po' di livello di fertilizzazione di qualche punto il livello di fertilizzazione del campo.
PH05, siamo ancora lontani, ragazzi. Siamo ancora lontani, però non stavamo proprio inguaiati, perché alla fine in alcuni punti era giallo, quindi Enrico Bello. Dai, dai, non si mo. E se te lo dice zio Dab, e ho detto tutto. Oh, ma i tuoi campi qua su farming come stanno? Stavano così inguaiati come i miei? Mamma mia, azoto. C'è proprio scarso, scarso, scarso. Siamo arrivati e qua si è a bordo campo e in mezzo su un altro. Ui, che ha fatto? Azz, ha sganciato. Meno male che sono l'unico. Beh, che se non ricordo male, le patate, mais, ah sì, perché momus, forse sto dicendo una cavolata, correggetemi se sbaglio. Allora, mi pare che erano patate e mais, quelle che si sono quelle che le quel tipo di colture che richiedono parecchia sostanza dal terreno. Le patate sicuro mi ricordo, perché facevo la aratura ogni volta sul 19. Dovevo arare, dovevo mettere la calce viva. Oh, lavorato un po' maluccio il campo, ho notato alcuni punti. Ho visto che c'erano ancora delle strisce della vecchia coltivazione, che qua mi pare c'è coltivato, non mi ricordo. Cosa posso andare a vendere da Peppino? Vediamo un po'. Allora, no, questo no, quasi quasi vado a vendere qualcosa da Peppino, se mi conviene. Così Peppino mi dà una mano al prossimo acquisto. Anche perché Peppino ci ha regalato il campo 7, mi pare. Quindi, come minimo, andiamo da Peppino e recuperiamo un po' di soldini. Allora, vediamo un po'. Mais. Farm station. Azzu. Fesbrun non se ne parla proprio per arrivare laggiù. Market stall, oh, 8,51. Waiuni, andiamo a vendere. Andiamo, sì, ragazzi, andiamo a vendere da Peppino. Andiamo da Peppino, che ha aperto una piccola area. Ma guarda un po' il caso: Peppino lavora sul campo e da Peppino si va a scaricare, si va a vendere. Guarda un po', Peppino, Peppinello. Quelle pizze diventano due. Ottimo. Così recuperiamo anche i soldi. Forse riusciamo a recuperare qualche soldino qua sull'acquisto del macchinario per campionare, anche del campionamento, che sono, mi pare, abbiamo speso 20.000 in totale. Allora, 17 più 1000, 18.000. Bene, se possiamo recuperare qualcosa. I soldini non è che non ci piace.
Oh via. Ui, si ingastre. E io sono andato a strada. Spegni, spegni. Esatto, esatto. Peppenillo. E Peppenillo ovviamente. C'è anche la sua serie. Oh, bello ragazzi, sto notando anche la precision, come non ci fa mettere la calce viva, non la spando dove non c'è bisogno, si è fermato. Oh ragazzi, incredibile. E a proposito di altri bravi streamer che portano farming, oltre a quelli che vi ho accennato prima, vi consiglio anche Wopparan71, sempre su Farming22, poi c'è MachoKing82, chi altro c'è? Poi c'è Brixia71 che porta Farming19, ma porta anche Flight Simulator, che ovviamente vi invito naturalmente a passare nel loro canale e seguirli. E ovviamente se li andate a seguire dopo che avete ascoltato questo messaggio, regolamento della chat permettendo, ci tengo a precisare, salutateli da parte di Zio Dab e naturalmente gli dite che il canale è stato consigliato da Dab Logistica 1, nome è una garanzia. A garanzai. Questo perché non sta? Ah, quindi significa che qua non ce n'è bisogno. Ok, ottimo, abbiamo risparmiato, eh. Allora, diamo un'occhiatina alla mappa. Allora, mappa, mappina, mappetta. Allora, qui adesso abbiamo messo il pH e ancora Verdini. Per il pH ci vuole calcificando. Ok, quindi è verde, diciamo che non stiamo messi male. Sì, c'è ancora una parte centrale, ma nel corso poi del tutto ne lo faremo così. Il pH deve essere per 0,5 se non ricordo male, quindi dobbiamo passare l'azoto. Ok, andiamo a rabboccare anche il coso qua, il cascione. No, c'è 263 litri, ci sono. Ora facciamo una prova, ma non dovrebbe essere. A proposito, fammi spegnere il macchinario qua. Sassi, DJ Sassi, salutiamo anche DJ Sassi che è un moderatore del canale di Moreno, molto simpatico. Oh, abbiamo anche, stiamo anche sperimentando la dirt, la mod dirty. La dirty real dirt, ecco. Un'altra bella mod che ovviamente vi consiglio. Vedi? Mi sa che non c'è bisogno, non so. Cioè non sta irrorando, però l'irroratrice è accesa. Mo rifaccio il passaggio al contrario. Facciamo la panoramica. C'è ancora acceso i sensori, quindi allora Ctrl B, ok. Eh sì, a quanto pare non ce n'è bisogno. Ok, arriviamo a bordo campo e poi andiamo a prendere il fertilizzante perché stiamo veramente scarsi. Ok, andiamo, spegniamo il sensore, altrimenti qua andiamo a 10 km/h. Per attivare e disattivare i sensori della precision bisogna premere, schiacciare il tasto CTRL B e ovviamente i comandi li trovate anche nel menu, ma come mi faceva notare
amico, la zappa è storta. Se non lo spegnete, in mezzo vi andrà molto ma molto lentamente. Andiamoci a fare questa recupero dell'azoto qua. Opa! Ah, però pesa. Allora, ecco qua. Allora, 1000 litri. Opla. Rabbocchiamo, eh. Meglio abbondare. Allora, mi pare che c'ho un coso qua di un sacchetto di fertilizzante. Dovrebbe essere fertilizzante. Preso durante una missione precedente. Mm. 2000 litri dovrebbero essere più che sufficienti. Allora adesso ci mettiamo a bordo campo e dobbiamo soltanto, se non ricordo male, soltanto risettare la, come si dice, la larghezza di lavoro. Quindi ci mettiamo qua. Ovviamente sto utilizzando la mod della GPS. Quindi CTRL S, andiamo qui e cambiamo la larghezza di lavoro. Quindi CTRL X, avviamo. Mazza, questa qua ci va. Diciamo così, questo me lo faccio proprio a mano. Questo mi avrebbe mandato dall'altra parte del campo, sì. 42 metri di larghezza, ragazzi. Ecco qua. Allora, la guida assistita è accesa. Ecco. Vediamo un po'. Adesso in effetti si sta alzando il livello di azoto, infatti la parte centrale adesso è un verde scuro, quindi necessita di un altro passaggio, ma noi ovviamente lo faremo quando avremo lo stadio di cultura, di crescita. Al primo stadio andremo a fare un'altra passata di fertilizzante. Calce viva spenta, ok, abbiamo spento tutto, insilate, il biogas lo lasciamo acceso perché il biogas ci produce l'insilato, ragazzi. Perdon, abbiamo l'insilato ma ci produce il digestato, chiedo scusa. So I will try to produce lime as well and fertilizer by myself. I will do everything in economy, so I will use a few mods. I will use the biogas to use the digestate and fertilize in a biologically way the fields, and try to increase the production on the fields. E ovviamente ha detto che utilizzando cercherò di fare un'agricoltura molto bio, quindi senza cercando di usare di produrre il fertilizzante da me, ovviamente, per far sì che possa incrementare anche la quantità ma soprattutto la qualità del raccolto. Quanto consuma, ragazzi. Adesso andiamo a caricare, ragazzi. Effettivamente era un po' arido il terreno, e poi più avanti acquisteremo anche seminatrici e piantatrici con
il fertilizzante integrato già presente, cioè da poter inserire nella, direttamente nella seminatrice barra piantatrice. Allora saliamo sul campo, adesso vediamo se facendo anche il secondo passaggio così già mi dice che sta migliorando. Allora vediamo un po'. Allora il rosso qui c'è una punta rossa là, eh? Ok, allora perfetto, acceso, ok. Adesso dovrebbe partire, no, ecco qua, sì. Allora, diciamo che sì, ipoteticamente bisogna fare un secondo passaggio in una fase successiva, perché a quanto pare bisogna dare tempo forse al terreno di assorbire tutta la situation. Nel frattempo però sta anche avanzando la barra del traguardo, ottimo, sta quasi sul verde, quindi il lavoro è ottimo. Poi prossimamente utilizzeremo il digestato, e che se non ricordo male dà un stadio in più di fertilizzazione, insomma, o è più efficace, vedremo. Guaglioni, adesso andiamo, dopo fatto questo vediamo un poco di vendere qualcosina da Peppino. Allora, visto che è così, allora se io vado così, ah ok, ecco, sì sì, c'è il bordo campo qua che è completamente rosso, sì, quindi scatta perché il raggio d'azione è ampio. Oh, ragazzi, allora devo dire la verità, come diceva anche Robbimel 81, si risparmia molto sui prodotti sul campo. Infatti lì ho fatto proprio un test con la seminatrice ed effettivamente fece notare come i semi venissero ridotti in alcuni punti del terreno, in altri punti ovviamente in base anche alla consistenza del terreno. Questi si fermano, ok. Allora qua vediamo un attimo, ci sono dei punti rossi. Allora ci sono dei punti, ah ok, ci camminiamo così, andiamo verso questi punti, non ho capito perché non l'ha pigliato, però va bene così. Allora qua l'ha pigliato, lasciamo sempre acceso il macchinario per fertilizzare, cerchiamo di andare verso i punti. I punti rossi qua, che non sono i ponti rossi, che è ancora una zona di Napoli. Qui non la prende. Ok, quindi evidentemente qua. Ah, sta prendendo. Allora forse bisogna andare verso l'interno del campo. Vediamo un po'. E infatti. Vai. Ok. C'è un'altra parte rossa. Certo che in real farming, nella realtà, una manovra del genere non si riuscirebbe a fare, perché andrebbe ricambiando tutto, però dai. Orientativamente, o può darsi pure che nella realtà invece funzionano questi sensori, boh. Comunque dobbiamo dire che tanta roba, ragazzi, la precision farming. Allora l'altro sta poco più avanti qua, ecco qua, qua. Ecco qua, oh via. Allora spegniamo il sensore. E iniziamo a trinciare.
il terreno. Vediamo un po' qualche altro parametro della precision qua. Allora, questo dobbiamo rifare tutto, quindi facciamo così, poi Ctrl C e andiamo a vedere. Iniziamo il lavoro della trinciatura, come si dice, quindi Alt C e attiviamo il GPS, poi mettiamoci a bordo campo, così siamo sicuri di fare il lavoro decente. Enrico, ah yeah yeah, un nome e una garanzia. Allora, CTRL S, imposta A. Ah no, prima di fare ciò bisogna, ecco, fare questo. Poi, allora, il punto è già stato attivato, quindi andiamo dritti. Mi sembra leggermente storto, leggermente storto, vediamo un po'. Allora, questo sta, ok, diciamo che è abbastanza dritto, ovvio. Adesso possiamo anche iniziare a lavorare, a trinciare il trepiato. Allora, a basso, adesso trincia anche un po' di erbetta, ma non fa niente. Vai. Oh, e questo dovrebbe darci uno stadio di fertilizzazione, giusto? Nel frattempo, vediamo un poco. L'azoto. Ui, guerriera carissima, buongiorno. Facciamo un bel shoutout alla nostra guerriera. Buongiorno carissima, buon inizio di settimana, anche se siamo a martedì. E facciamo un applauso anche alla nostra guerriera. E tuzzo e tuzzo, yes o yes. Oh, stiamo. Ah, tutto questo mi sono scordato di attivare il sensore. Beh, che sensore? Non è che sei. Buongiorno carissima. Scusami, ma qua sto cercando ancora di capire la precision, come si dice, come funziona. E quindi, oppla, la famosissima balla di paglia di cui vi parlavo all'inizio della live è proprio questa qui. Che per, come si dice, per questioni scaramantiche non sto togliendo da bordo campo, perché ultimamente ha portato un buon raccolto. Oh, scherzi a parte, la rimuoverò poi sicuramente. Grazie guerriera. Ne dovrebbero arrivare ancora altre, insomma. Ho lasciato a, sto aspettando che mi venga accettata altre icone da Twitch. Allora, azoto siamo messi bene, quindi raccolto, ok, raccolto. Ok, quindi sono tre i parametri, perfetto. Limoso, argilloso, ma mi dice argilloso? No. Poi sabbioso, argilloso. L'argilloso, se non ricordo male, dovrebbe essere il terreno più duro da lavorare, quindi là ci mette più simili. Oh,
manca il Gigi, che sono le icone, quelle lì animate, sono in attesa che Twitch le accetti e che me le faccia anche caricare. Oh. Abbiamo sporcato per bene il trattorino oggi. Anzi, come si dice da queste parti, utratturiel. Oh ragazzi, voi non sapete quanto mi fa piacere, e lo dico veramente, quando qualcuno mi viene a fare compagnia durante le live, o semplicemente, come faccio anche io, magari quando non posso stare su Twitch, faccio un saluto agli amici e alle amiche in live e poi in real life vado a fare altre cose. E quindi questo veramente mi onora e mi fa capire veramente che c'è la stima, in primis per la persona e poi per lo streamer. Utratturiel, quello che vedete anche nell'angolo in basso a sinistra, e questa foto, questo fermo immagine fa parte di un film di Totò e Peppino. Totò, Peppino e la mala femmina, quando provano il famosissimo trattore che Totò ha comprato naturalmente con i soldi di Peppino, e ha venduto due pariglie di buoi e quindi questi è come si dice da queste parti. Poi che ha fatto? Ah, ecco il punto dove non è stato lavorato correttamente. Allora, abbasso, control X, attiviamo la guida assistita e poi fa tutto da solo. Questa è la mod della GPS che vi consiglio, diciamo, per non mettere l'operaio al momento, anche se ci sono le disponibilità economiche, però c'è un investimento da fare, quindi quei soldi man mano diminuiranno, e quindi finché non avremo a regime le produzioni. Gigi, vuol dire oggi sei in pausa? Oggi niente lives? A proposito, c'è anche l'amico Ole Enrico, Oleari Enrico, che è un altro streamer, ragazzi, se volete ovviamente vi invito a scappiarvi un bel follow, perché tante volte uno non conosce dei canali e quindi... Ecco, può piacere anche il modo di fare, di produrre. Oh. È la prima volta che trincio le stupide mais. Bella la trama, eh? È bidimensionale, ma è già tanto. Ah, oggi c'è l'aggiornamento. Ah, quindi novità nel canale? Aggiornamento di farming, dici, scusami. Oppala, ottimo.
Vediamo anche di cosa si tratta questo aggiornamento. Allora, CTRL V, sacrifichiamo un po' di erbetta a bordo camera. Ovviamente. La situation. Allora, se non ricordo male, a riguardo del tutorial su la precision, diceva Robby Mel che la ratura non va fatta. Quindi va fatta la, come si dice, l'arieggiatura, credo. Quindi andrò a fare un test. Quindi cercheremo di non arare. Allora, di Fortnite. Ah, ok. Ah, è vero, perché Fortnite è giusto, sì. Fortnite è multiplayer. Certo che ci vuole una bella pazienza, a giocare a Fortnite. Veramente ci vuole una grande pazienza. Pazienza. Necessita mucha pazienza. Pazienza. Mi sa che poi acquisterò più là anche un rullo più grandicello. Vedremo, ovviamente. Oh yes, oh yes. E tu, sei tu. Amici ed amiche, mi dite un po' cos'è che mangiate. O avete già mangiato a pranzo? Ditemi un bel menù, ragazzi. Ragazzi e ragazzi, fatemi fare una bella voragine nella pancia. Dalle mie parti si dice a cavallo donato non si guarda in bocca. E poi chi mi conosce la sa che a piatto offerto non si dice di no. Soprattutto per onorare chi dedica il proprio tempo per prepararci le pietanze. Che ha fatto questa cosa? Ecco qua. Non male, vediamo un attimo nel frattempo. Allora, quindi il valore dell'azoto, dosaggio semivariabile, questo l'ho visto da Robby Mel, sensore dell'azoto. Ah, questa è un'altra cosa che dobbiamo acquistare. Sì, giustamente ci sono dei macchinari utilizzati per queste cose qua. Quindi mi sa che devo acquistare lo stesso quel sensore là. Hai capito? Mi serve quel sensore, ragazzi. Attenzione. Quindi mo qua dobbiamo andare a... Poi bisogna andare a vendere le cose. Quindi rileggiamo, sono dispositivi,
Uno è passivo, ok. Combat, il sensore è montato davanti come sensore immagini sopra. Una fonte di luce, pulsante. Il sensore è passivo montato sugli specchietti. I sensori sono utilizzabili solo quando le colture hanno sufficiente foglia. Ok. Bisogna andare lo stesso. Error 404. Andiamo bene, andiamo. Allora ragazzi, io direi di farci quest'ultima riga, poi naturalmente si va a pranzare. E come sempre approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia. Ringrazio con tutti coloro che hanno dato un piccolo contributo oggi con i Brigitte Bardot. Quindi ringrazio anche la Zappa Storta, ringrazio la nostra mitica guerriera, ringrazio Enrico, ringrazio anche Moreno, chi altro è passato, ringrazio tutti quanti voi, ringrazio anche Talebano 77. L'appuntamento con Farming è per domani mattina, quindi tutte le mattine dalle 10 alle 12 più o meno mi trovate qui in live su mappe diverse ovviamente. E allora scendiamo dal mezzo, allora spegniamo il mezzo. E allora ragazzi, per voi che state guardando questo video in replica, la programmazione continua. Questo video sarà disponibile su YouTube giovedì. Allora vediamo un po', quindi ragazzi, allora facciamo il raid a front mod. Mi raccomando, restate nel raid. Guadagnerete 250 punti canale. Ovviamente, se non seguite Front Mod, vi invito a farlo. E allora, grazie mille a tutti e state buono. Aiù, ciao. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.